E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Remothered Broken Porcelain. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie continui, per cui per il prossimo episodio ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere almeno gli 80 like e voglio appunto approfittarne comunque per ringraziarvi tutti appunto per il sostegno che state dimostrando in ogni caso a questa serie. Per quanto ragazzi io sinceramente continuo ad essere abbastanza perplessa riguardo questo gioco, riguardo quello che abbiamo visto fino ad ora, ok? Per cui la volta scorsa abbiamo fatto una scoperta, direi abbastanza scioccante, quindi comunque la ragazza che stiamo impersonando è Celeste, la perduta Celeste, che a quanto pare è appunto figlia naturale, ragazzi, di Felton, che avevamo comunque scoperto nel primo gioco essere effettivamente una donna, e figlia appunto anche di questo mezzo maniaco, ragazzi, di cui adesso purtroppo non ricordo effettivamente il cognome. Però allora, eravamo arrivati qua e adesso molto probabilmente, ragazzi, qualcuno ci scoprirà. Comunque qua fuori ci stavano praticamente cercando tutti, ragazzi, fondamentalmente qua fuori. Per cui è proprio un bel casino, è proprio un bel casino. Io non so come fare, in effetti. L'occhio della falena, mi avete detto, ragazzi, che può servire anche a distrarre i nemici, effettivamente. Che cosa dobbiamo fare? Scappa dal ristorante, per cui il nostro obiettivo attuale è proprio quello di fuggire dal ristorante. Io devo vedere, ragazzi, di riuscirci, perché l'altra volta ho cercato di usare un diversivo e da brava Dear God, please imbecille, help me. ragazzi, mi sono fatta scoprire fondamentalmente, quindi è stato assolutamente meraviglioso, a modo suo sicuramente meraviglioso, oserei dire. Per cui ecco, cerchiamo di darcela un attimo a gambe prima che la tizia vada dalla radio. My head. It's Ok. all their Adesso mi fault. vedrà, mi vedrà, mi vedrà, mi vedrà, mi vedrà, tutta la vita mi vedrà. Qualcun altro mi vedrà, sicuramente. There must be Vabbè, some regà. flag safe from this Ma, cioè, restaurant. regà, no, 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 no. I have Cioè, to make era sure lì. they don't find me. Era già lì, ragazzi, era già lì. Io direi, proporrei di correre, ma And non I'll go credo che sia fucking comunque bitch. l'opzione corretta, anche se lei ha Who appena knows what's detto. just about to happen? Eccola I wasn't qua, c'è losing pure my mind. Andrea. I knew it. Shit. Il Is this cane. some genocide? Un modo per. Ma what I the knew it. fuck? Regà, But you posso learn to dire di control fucking continuare ad essere bullshit. interdetta perché. Cioè, allora, non solo ci sono due nemici che mi inseguono, hanno messo anche il cane lì alla porta. Ok, Bitch. assolutamente meraviglioso tutto ciò. Veramente, Stop. veramente Come meraviglioso. here. Scusate, Come here at ragazzi, once. scusate se me ne vado. Come What are you faccio a doing? rintontire il Stop. cane adesso? Somebody, Ecco, Jennifer. ma mi vedranno, mi scopriranno. Cos'è sta roba? Raga, sono entrata totalmente a caso, ok, in questo bagno, penso ve ne sarete accorti anche voi. E mi portano qua che c'è un modo per livellare, cioè per migliorare le proprie abilità. E io l'ho scoperto così totalmente a caso. Allora, abbiamo 100 chiavi falena, ok? Quindi io ho appena aumentato il livello dell'occhio della falena. Ok, sto andando, raga, un po' a random. Migliore recupero della salute, le sto migliorando un po' tutte, diciamo così. Ancora, ancora uno. Dai, è così, riguardo la salute. Aumento anche questo. Così un po' a caso, ragazzi, ma vi ripeto, cioè non mi è stato detto in alcun momento che io potessi aumentare e migliorare le mie abilità. Quando cavolo me l'hanno detto? L'ho scoperto io così adesso a caso, totalmente a caso. Vai, aumento ancora di più la salute. Rumore dei movimenti ridotto, rumore dei movimenti ridotto. E va bene così. Ho migliorato il tutto. Va bene, adesso, raga, mi scopriranno. Ma, cioè, raga. Detto intontire, quindi non è che devo prendere qualcosa dalla cucina, suppongo di no, no? Comunque, davvero, tutto molto, molto, molto credibile, ragazzi. Scusate, io vi chiedo scusa se continuo ad essere così critica. Veramente non so cosa dire, cosa fare, cosa pensare, ragazzi, riguardo tutto ciò. Veramente non lo so. Usiamo l'occhio della falena. Come cazzo faccio a muoverlo? Come faccio a muoverlo? Perché non mi si è mosso? Adesso mi troveranno. Arriveranno! Perché non sono riuscita a muoverlo l'occhio della falena? Suppongo di dover usare quello per stordire sto cazzo di cane, no? Ecco qua, m'ha visto. Regà, probabilmente, cosa che vi ho detto anche negli altri episodi, sono stupida io.
da non capire subito chiaramente quello che c'è da fare, quello che devo fare, come utilizzare certe cose. Ah, tra l'altro l'occhio della falena non posso usarlo. Ok ragazzi, fantastico così. Non posso usarlo l'occhio della falena quando ovviamente i nemici mi stanno dando la caccia. Per cui devo pure... Me devo pure nascondere, raga. Mi devo pure nascondere. Non so se. Va bene, guarda. Diciamole sì. Ok, vabbè, raga. Io non so sinceramente manco cosa dire in questi momenti per cercare di intrattenervi, ragazzi. Perché trovo il tutto, direi, oserei usare un termine, ragazzi, anche un po' forte. Trovo il tutto assolutamente imbarazzante. Io vi chiedo scusa, ma ragazzi, vi sembra normale che in un'area di gioco così comunque ristretta, più o meno, in cui è facilissimo, tra l'altro, essere visti, ci siano addirittura tre nemici che ci danno la caccia? Ok, che adesso qualcuno di voi potrebbe pure venirmi a dire: usa qualche diversivo. Ho capito, raga, ma sono tre. Ok, sono tre. E non sembra una cosa tanto normale, sinceramente, tutto ciò. Non mi sembra per niente normale. Cioè, raga, perdo 50 ore soltanto, cioè, a fare questo, vi rendete conto? Non mi ha fatto manco usare... perché certo, c'è il nemico attaccato alle chiappe. Mi pare ovvio che non me l'ha fatto usare. Cioè, raga, ma come si fa? Cioè, com'è possibile fare una cosa del genere? A voi sembra normale, perché a me no. A me no. Adesso io perderò, ragazzi, un'ora soltanto cercando di fare questa minchiata. One eternity later. Scusate, permesso. Se mi fate passare, grazie. Se sono buggate, raga, qua all'ingresso. Non so, ditemi voi, ditemi voi che cazzo devo pensare, raga. Ditemi voi, perché non so cosa fare, raga, cosa dire, veramente. One eternity later. Posso passare? They're coming. Ottimo. I'm counting to three. One, two, two and a half. Raga, se mi trovo mi incacchio come una iena. Mi incavolo davvero tantissimo. Comunque mi sembra chiarissimo che quello che si deve fare è usare l'occhio della falena sul cane in qualche modo. Ok, se solo me lo permettessero. Raga, se mi trova mi arrabbio tantissimo. No raga, io mi incazzo come una iena. Per cui vedete di andarvene. Perché se mi trovano, ragazzi, mi arrabbio come un'ape. How did she get away? Il problema adesso è capire quando usciranno dal bagno. Fortuna che sono riuscita a trovare quel passaggio lì. Se adesso, raga, uno di loro è giusto qua fuori, divento una belva. Di nuovo. Divento una belva tantissimo. Ok, usiamo l'occhio della falena sempre. Se mi fa muovere... Perché non mi fa muovere? Perché non me lo fa muovere, cazzo? Perché? Perché non me lo fa muovere? Raga, è buggato. Si è buggato. Non me lo fa muovere. Perché no? Perché non si muove veloce? Perché va così lento? Raga, state vedendo? Sì, anche voi, vero? Io sto premendo la levetta al massimo e non si muove. Pure questo, mo. Mi devo avvicinare ancora di più perché non va. Non si muove, non funziona. Go away, please. Zitta tu, deficiente. Please, I beg you. No, vabbè, raga. Cioè, ma vi rendete conto? Sì! Perché io mi rendo conto e mi sto innervosendo come una merda. Raga, non funziona. L'occhio della falena non va, non funziona, non si muove. È improponibile, cioè non posso passare mezz'ora cercando di fare una cosa che è chiarissimo quello che si deve fare. Io vi chiedo scusa ragazzi se mi innervosisco, ma spero che riusciate a capire la mia frustrazione, perché così è impossibile. Non me lo so spiegare, adesso io mi avvicino. Ancora di più, cosa sicuramente mi vedrà la stronza. Vabbè, raga. Io riprovo ad usare l'occhio della falena così per curiosità. E potete ben vedere, ragazzi, che non si muove. Cioè, si muove a rallentatore, ma tipo al 100.000% a rallentatore, ragazzi. Come potete ben vedere. E non dovrebbe essere così. Quindi che cazzo ha fatto? Cioè, non può essere. Non può essere. Ho visto la troia.
Ok, adesso io sono attaccatissima al cane, va bene, ok. Fatto, fatto, ma avete visto, ragazzi, che cosa ho dovuto fare? Cioè, stare attaccata al cane, va bene? E adesso succederà qualcosa o... o che cosa? Perché la domanda sorge spontanea, visto che ho fatto quello che dovevo fare, evidentemente. Perché forse era quello che dovevo fare. Non sta succedendo niente! Non sta succedendo un bel niente. Sarebbe meglio se gli dicessi che non lavoro con i crybaby. Succede qualcosa? Filthy dog! What do you want now? Be quiet! Shut your mouth! No, raga. Cioè, no, 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 per me no. No, 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 raga. Cioè, io ho dovuto aspettare tutto questo tempo pure per assistere a questa scena terrificante. Cioè, raga, no. No, mi sta proprio a male, raga. Io ve lo giuro, non mi sta a piacere per niente tutto questo. Ma proprio per niente, eh. Ecco. Genialata proprio. Proprio genialata. È una genialata proprio. Giustamente, esce in terrazzo per scappare. C'è il campanello alla porta che fa sentire a tutti che è uscita dalla porta. Ok. Raga, una genialata proprio. Ok, riproviamoci, ragazzi. Ecco fatto. Dovremo di nuovo assistere a quella scena assolutamente raccapricciante. Possiamo saltarla, per favore? Non voglio rivederla. Vabbè, niente. Raga, io sono veramente senza parole. Ok, si è seduta la stronza, però dovremmo andare quindi a sinistra. Ok, devo cercare di non sbagliarmi stavolta. Ecco qua. Corriamo così totalmente a caso, vediamo fin dove ci porta questo terrazzo. E ok. Pure. Ah, pure. Pure la suora rossa ci si mette adesso. Così dal nulla. Così dal nulla. Ok. Non la stavano inseguendo gli altri? Ah, rientriamo. Cioè, abbiamo fatto di tutto per scappare dal ristorante e siamo rientrati. Ma che cazzo di senso ha? You can trust me. What is going on here? What the hell is going on with the others? Listen to me. There's no time now. I want to get away from this place. Okay, I can help you escape, but you have to help me with something first. Jennifer, you have to trust me. I know what you are capable of, like what you did in the cold room. That voice, was that you earlier on? I can feel what you are holding inside, and I know that you can hear me. Listen up. There's a dumbwaiter in the utility room on the balcony. I know how to find the key, but you have to guide me. Guide you? And how would I do that? Exactly how I did with you earlier. I guided you to use your gift, allowing you to escape. Stay here. I'll go ahead. Concentrate. Look inside yourself. Ma questa è... Okay, stay with me. Don't leave me. Questa... I'll go ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox? Use it. Cioè, ragazzi, questa è quella che un attimo fa ci stava dando la caccia. E il jukebox lo vorrei usare se mi facessero muovere. Se potessi muovere... Ah, il jukebox col dono della falena? Ah, andiamo bene. C'è un tempo limitato, raga, e questo è buggato. Come faccio? Raga, è buggato. È impossibile. È impossibile. Come vedete, è impossibile. Fatemi vedere, raga, se col mouse va. Ok, vediamo se... Ah, col mouse funziona. Perché col mouse funziona e col pad no? Ma vi sembra normale, raga? Perché a me no. Sinceramente, a me no. Devo tenere premuto. Che cazzo sto facendo? Che cazzo sta facendo? Sta facendo qualcosa oppure no?
Ok, ok, si è distratta e allora... Ok, come esco da qua? Oh! Non c'è un tempo limitato sto coso? Non mi può uscire dall'occhio della falena! Che ha detto di Ashman? Forse perché devo continuare ad usarlo? Non lo so! Io, raga, sono abbastanza allibita. Abbastanza allibita, davvero, non... Non so cosa dire. Boh. Chi ha detto... Ah, la chiave, questa? Ok, devo continuare ad usare le falene, va bene, ok, chiarissimo. Ok, succederà qualcosa se continuo a premere? Ok, sta andando a prenderle? Ok. No, she heard me. Oh god, I have to hide. Jen, what do I do? Ok, nascondiglio di qua, ciccia, vieni di qua, va. Avrà capito? Sì, ha capito. Ok. A parte è molto instabile sta visione, però vabbè. Deve simulare una falena, ci sta. Però... Raga, adesso continuo ad essere interdetta, non so veramente che altro dire. Non so che altro dire. Thank you, Jen. Thank you. Sì, thank you, thank you. Questa era quella che un attimo fa, raga, ci stava più ammazzata, non so se è. Seguiamola. Ecco. Stordisci la suora rossa, ok. My head. I have to get to Elisa. Now. Nel ripostiglio, evita la suora rossa. Bella, bella. Bel problema. Come faccio a raggiungerla evitandola? Me devo nasconde. Ovvio. Ok, sta entrando lì. Approfittiamo. Approfittiamo per scendere. Non so in che altro modo esprimermi. A parte che lei non è nel ripostiglio attualmente. Ah, ma devo uscire. Cazzo. Spero non mi veda, perché se mi vede adesso mi incacchio. Ok, ci siamo? Ci siamo? Siamo fuori? Ok, entriamo di qua. Benissimo, eccoci qua. Oh, adesso. Tell me what the hell is going on? Who the fuck was that? Ma perché questa grida sempre? Haven't you? Well, not all of them died. Gloria Ashman, Jennifer, you have to help us. I beg you. We are trapped in a hypnotic loop. As soon as the loudspeaker starts ticking, our minds go back into a limbo. I don't understand. What can I possibly do? That thing lives down there. It has no effect on you. You can end the loop. Ecco qua. Ovviamente adesso lei torna ad essere quello che era prima. Benissimo. Ecco fatto. There's much time left. I beg you, please. It's in my head. I can't get out of the loop. Has no effect on you. You can end the loop. Stop it. It's part of all of us. And we are part of the same thing. Ok, va bene, quindi c'hanno una sorta di effetto ipnosi che fa sì che diventino così. Va bene. Quindi io che ce devo fa? Ok, qualche mese prima. Seguiamo la voce, ci hanno riportato, raga, indietro. Così, da un momento all'altro, va bene. Ok.
dear. Sorry, I thought I was alone. No, please, continue. I'd prefer not to, really. I'm Jennifer, by the way. Ah, bene. Lindsay? Cercato di diventare un minimo gentile. I'm sorry for earlier on. Don't worry about it. I was too intrusive. And I extremely rude. Oh, well. Mm-hmm. Yeah, sure. Truth. What were you doing here? I was just singing. I usually play the violin, but they locked it away as soon as I got here. If you can play the violin even as half as well as you can sing, then you're a fucking master. Nothing special. You got a great voice. And that song. Did you write it? I'm still working on it. I got an idea. There's a festival for artists with original songs. The winner gets a full scholarship at the conservatory. Here, look. Guarda caso. The performance will take place in a theater. I say you should go for it. No, no. There's no way I would ever be capable of something like that. Why did you say that? First off, we're stuck here. Second, singing and playing the violin at the same time is too complicated. I could never do it on my own. Io sono sempre stata una pippa, ragazzi, a pallacanestro. Tac. I don't know. Infatti. And how would we even get there? We could talk to Ashwin about it. Sì, proprio. Yeah, dream on. It's only 2 weeks away. We can work on it together. All we need is a music sheet and a bit of practice. I know the piano so well that it's basically a part of me. But the lyrics are nowhere near finished. Vabbè. My father used to tell me that nothing, not even time, can get in the way of something you truly desire. Ah. Where are you from? It's not a nice story. Già, meglio non saperla. Opla. Vai. Oh. Goes wild. Sì. The referee was clearly corrupt. Evento. Sono riuscita a fare canestro. Wow, yuhuhu. Have you ever tried one? Sure, why not? Fuck it. When the smoke is about to enter your throat, you exhale. Tossisce. What the fuck? Do you believe in fate? This song. I love it. Did you know they made it for a movie? Seriously? You bet. Before Saying Goodbye, it was a great hit in the 60s. Have you never heard of it? No. My parents brought me to the cinema to see it. As soon as we got home, my father taught me how to play the theme song on the piano. Would you like it if we were to watch it together one day? You bet. Ok, erano diventate amiche. Va benissimo, bene così. Wow, yuhuhu. Vabbè. Adesso raggiungi il sotterraneo, così. Fra parentesi, insomma, cioè fra virgolette sotterraneo. Salve buon uomo. Che cacchio fa? Perché mi chiude qua? Oh, che fa? Mi fate scendere. What am I doing? Don't give up now, Jen. Oddio, che è?
Signore, io non so manco che cosa devo fare, quindi cosa vuole? Cos'è sto posto? Cos'è sta roba qua? Minchia, schifo. Maledetti schifosi, che schifo, che schifo. Mamma mia, raga. Guarda, fosse per me sì che me ne andrei tutta la vita. Ma adesso proprio, veramente vola via, volando proprio. Prendiamo il tagliacarte, la chiave della falena. Tutti e tre i documenti Phenoxyl. Ok. Bambola parla, è un diversivo pure questo. Sto prendendo cose a caso, ragazzi, non so se ve ne siete accorti. E io sinceramente speravo che ci fosse un salvataggio qua. Attiva la corrente. Attiva la corrente nel sotterraneo. Ok. Devo trovare i documenti, ma devo intanto attivare pure la corrente nel sotterraneo. Mi date proprio un bel da fare, raga, eh. Ok, qua c'è lo specchio per salvare, grazie al cielo. Va bene, qua sotto sembrerebbe effettivamente un ospedale, quello che si stava dicendo. Cioè, è una cosa strana. Non so, ripristina vita. Ok, perfetto, posso ripristinare anche la mia vita, meraviglioso. Basta rimettersi a posto il naso facendo clic e clac e abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Come dovrei fare a riattivare la corrente se non conosco neanche il posto? Ok, è tutto alquanto inquietante, oserei dire. Qua tra l'altro è chiusa, ragazzi, la porta. Non possiamo procedere da questa parte. Chiave falena, va bene. Come dovrei fare a riattivare la corrente? Allora, possiamo passare di qua e questo, vabbè. L'abbiamo capito. Ammazza. No, non posso infilarmi manco qua, giustamente. Forse se non riattivo la luce. Proprio cieca per non riuscire a vedere come fare, perché le stanze sono queste due. Regà, scusate. Come avrei fatto? Come ha fatto? Era attiva la corrente. I misteri di Remother Broken Porcelain. Sono tanti, direi, veramente tanti. Ok, diciamo di sì, va benissimo. No wonder. While everyone thought you were dead, you were down here playing the role of the happy surgeon. Ok, indagini sul sospetto suicidio, quindi effettivamente questo professore Wyman non si era suicidato, ok? Avevano soltanto inscenato il suicidio per far sì probabilmente che lo lasciassero in pace, in pratica. Questo credo. Qua dentro cosa c'è? Ah, tra l'altro, ragazzi, sembrerebbero essersi resettate, perché ovviamente io non avevo salvato comunque una volta migliorate le abilità e quindi funziona così il salvataggio automatico, quindi praticamente devo rifare assolutamente tutto. Va benissimo, guarda, vado avanti un po' così, totalmente a caso. Ok, ecco fatto, miglioriamo un pochettino le attività, le abilità. A posto così, direi di salvare allora a questo punto, perché non vorrei mi si risettassero di nuovo. Ok, quindi adesso che ho fatto tornare la luce così per puro miracolo, cos'è che dovrei fare? Cosa c'è? This is how it all started. Gloria managed to obtain control of the other nuns, becoming Mother Acrontia. Sintetizzare il parassita ha permesso la riuscita del prototipo 2 del Phenoxyl. Le sorelle del Cristo morente vedono in me il loro leader, come un'estensione del loro stesso pensiero. Ho tuttavia individuato una che tenta di predominare sulle compagne, Gloria Ashman, e non sempre riesce ad accettarmi come leader. Comincio ad avvertire l'influenza che ha sulle altre come leader antagonista, come nuova madre Acherontia. Ok.
Abbiamo raccolto questo oggetto qua. È tutto un grande dubbio. Wyman couldn't possibly have used the business's finances to fund the experiments without someone noticing, which means that Ashman knew everything. 25 milioni di lire? Ne stiamo scherzando. Phenoxyl. Ok. Erano questi tre documenti, d'accordo. Synthesizing the moth parasite known as Acherontia. Its use leads to a parasitic infection. By emulating the moth's behavior, phenoxyl can result in a collective hypnosis in which multiple individuals are forced to obey a leader or a mother Acherontia. Benissimo, quindi è questo che fa il phenoxyl. The leader uses a person known as the medium as a channel and amplifier for other subjects. Okay. When the medium is surrounded by mirrors to simulate a fragmentation of the mind, the parasites awaken and spread. The start. Okay. The leader uses a recall element for the medium called the anchor. This can be a nursery rhyme or a song, and it's this that initiates the hypnosis. The leader acquires full control over everyone else through the medium. A collective consciousness starts. The ending. The leader can interrupt the loop by awakening the medium with a push, another nursery rhyme or a song. When the infected subjects and the medium wake, everything that happened during the hypnotic phase is forgotten. The collective consciousness breaks. Okay. The fracture. If a collective hypnosis is abruptly interrupted, there is a risk of fracture, also called the porcelain phase. Okay. Here, the leader's consciousness becomes fragmented and is then absorbed by the medium. The body of the leader becomes wholly controlled by the Acherontia, while the leader's mind remains trapped inside the medium, gradually unable to control his own body. Meanwhile, the parasite continues its expansion in the infected subjects. Collective hypnosis will occur regularly until another potential leader intervenes to break the looping cycle. Oh dear, what happened? Ok, è andata di nuovo via la luce, Celeste, ecco cosa è successo. Ok, tutto molto interessante, direi, ecco perché si chiama Broken Porcelain, quindi è questa fase, diciamo, di rottura di questa ipnosi, ok? Quindi c'è effettivamente un leader che agisce attraverso un medium, ok? Quindi non è il leader che controlla direttamente, cioè praticamente è una sorta di trenino di ipnosi, cioè abbastanza intricato il tutto, oserei dire. Ah, qua c'è la luce. Ah, era qua la luce. Cioè, prima, regà, l'ho attivata senza manco rendermene conto, passando di qua. Va bene, tutto chiarissimo, di qua non posso andare. È vero. Dobbiamo spingerlo, questo affare qua. Possiamo spingerlo? Sì, possiamo spingerlo. Benissimo. It's a hidden door. Bingo. Bingo. Ho fatto un bingo. Ammazza. E chi c'ha voglia di andarsene qua in giro, ragazzi? Io sinceramente proprio no. Non avrei tanta voglia di andarmene qua in giro. Davvero? Verso la sala proiezioni. Ok, questa è la sala proiezioni. Mi dice, reindirizza che cosa? L'alimentazione. Va benissimo, però suppongo che presto non saremo più tanto soli qua giù. Mi sbaglio? Mi sbaglio o non mi sbaglio? Mi sbaglio. Mi sbaglio tantissimo, ragazzi. Cioè, vi voglio dire, c'ho ragionissima invece, altro che mi sbaglio. Non saremo più tanto soli molto presto. Eh già. Ok, questa è la sala proiezione, quindi si entra sia di qua che di là. Va benissimo. Ma allora, per quanto, ragazzi, a volte gli ambienti da esplorare non siano poi così grandi, vi giuro che certe volte mi ritrovo totalmente spaesata e senza riuscire a capire cosa devo fare. A parte che si possono raccogliere una miriade di oggetti, quindi già questo un pochettino confonde, diciamo così. Ci sarà qualcosa qua che posso attivare? Credo.
Did Wyman really believe that it was possible to suppress pain or a disease with a fucking L'evoluzione alla psichiatria, vabbè. Sappiamo benissimo, ragazzi. Come l'unica via capace di abbattere prima le barriere umane, desensibilizzando l'organismo. Proprio una cosa, guarda, meravigliosa, meravigliosa per la vita. Sì, sono tutti fermi. Chiave falena, fil di ferro, così totalmente alla Cassius De Can. Però continuo a non capire cosa dover fare. Più vera la era qua la porta incastro. Madonna santissima. E zitti. Madonna. Corvi di merda. Ok, fatto. Ho fatto, sì. Ok, ho completato l'obiettivo. Io direi di salvare comunque nel dubbio, visto che ci siamo. La sala proiezione è attiva. Non vediamo l'ora di assistere allo spettacolo. Su, via. Ci faccia vedere. Oddio. Salve, dottore. Albert Elias Wyman here. Ok. I convinced one of the new arrivals to set the convent on fire. And all the 12 the second Phenoxyl prototype was an utter disaster. The subjects who had been injected suffered serious side effects, such as blindness. Their retinas became extremely photophobic and their vision was permanently damaged. Feltons and Nashmans used me as a scapegoat. Those goddamn traitors. And despite everything, I managed to convince Stefano Ashman to offer me some protection. I was left with no choice but to stage my own death. The parasite had completely crippled the Munns' minds. They had gone mad. They used to recognize me as the leader, but once the parasite started taking over, I was expelled from the hierarchy. I was no longer the mother at Renosha. Because of them, started to spread in the nearby area. Ottimo. I too was soon infected. I never thought that Gloria Ashman would survive the fire. She intends to take the role of mother at Renosha. I can't let her do that. I have to carry out a group hypnosis in order to get everyone to kneel to me again. Her too, restoring me as their leader. But that porcelain vein, the fracture, though, is what I feel. All of the subjects could be forever left anchored to one another and be stuck in an intermittent hypnotic loop with no hope of salvation. The parasite could. Over one of the subjects, making him or her the leader, connecting everyone to a single mind, setting everyone in an infinite hypnotic loop. Hai fatto un bel casino, zio. Fuck! Not again! What the hell is going on now? Perché? Ma che cazzo? Dov'è? Ma che cazzo? Ok. Io correrei a salvare, ma proprio Aurora. Fatemi salvare, prego. Ok, ragazzi, quindi alla fine il dottor Wyman si è confessato, diciamo così, quindi ha confessato i propri peccati, le proprie colpe, ha descritto quello che effettivamente ha combinato un gran bel macello, oserei dire, ragazzi, e quindi questo ha fatto sì che iniziasse ad esserci questo loop infinito di ipnosi fra i soggetti che erano stati praticamente infettati, tra virgolette, da questo parassita. What is this place? All these clothes and these toys. What does it all mean? What the fuck? Yuhu. Where have I ended up?
Questo è l'audio. È l'audio. Ma non possiamo interromperlo. Salve. Come ci è finito? Bella domanda. In order to get everyone to need me again, her too was throwing me a sanity. We're trapped in a hypnotic loop. As soon as the loudspeaker starts ticking, our minds go back. Distruggilo allora. È la registrazione. Spaccalo, fa qualcosa. Oddio. Ci saranno dei fili. Brava, spacca un po' tutto, no? Mazza, utilissimo. Quindi praticamente usava questi suoni, questo ticchettio per ipnotizzarli tutti, ovviamente. Chiedi aiuto, usa il microfono. Non mi fa muovere, ragazzi, eh? Perché mi si è spento il pad? Ah, si è riacceso. Vabbè, boh. Capì! Che vuole da me? Chiedi aiuto, usa il microfono. Non me l'ha fatto usare. Scappa, che cazzo fai? Va bene. Comunque, oddio, dov'era la porta? Immaginavo, ragazzi. Era. Ok, la luce lo innervosisce. Adoperando le luci delle gabbie. Chiarissimo. Oddio, ma mi sta arrivando. Mi sta inseguì. Vi è qua, zio. Ci sei? Amico, ci sei? Vieni, forza. Vieni da mamma. Oddio. Oddio. Avrei dovuto usarla dopo. Ok. Tieni questo schifoso bastardo. Tieni il resto, lurido bastardo. Vieni qua. Corri, Celeste, che fai? Venga di qua, signore, prego, mi segua. Le indicherò io la strada giusta. Assolutamente sì, ma questa si è spaccata, questa non funzionerà mai più. Non funziona. Dove cazzo altro? Ah, le altre gabbie sono di là, credo, quindi devo tornare indietro. Mi segua, buon uomo, mi stia al passo, Non aspetti, ok, questo si è rotto, ovviamente. Dov'era la porta? Era di qua. Zio! Bello re casa! Vieni, bello re casa, vieni. Vieni a mamma, vieni. È qua. Ok, tempismo, dobbiamo cercare di essere al passo. Cazzo, no, c'ero. Cazzo, muoviti. Minchia, fatemi ripristinare la salute, ve prego. No, non me la fa ripristinare, adesso morirò! Morirò! Mi lasci! Ecco, mi ha ammazzato. Mannaggia me, oh. Che palle. Era chiarissimo quello che dovevo fare. Riproviamoci, ragazzi. Ecco qua. Salve, buon uomo. Mi scusi, mi segua, come sempre, come le dicevo. È importante. Tutto ciò. Ok, la luce lo innervosisce. Questo è chiarissimo, l'abbiamo capito. Mi segua, signore. Non cincischi. Chissà se ce la farò, regà. Io mi auguro sinceramente di sì. Di qua, scemo. Di qua, venga. Forza, su via. Non mi faccio attendere oltre. Si muova. Ok. La porta di qua. Beh, forza, venghi. Sta entrando? Ok, ce l'ho fatta. Cioè, ma me l'ha data buona. Usa il microfono, di nuovo. Minchia come si ficca. Come si ficca nelle tubature lo stronzo. Mazza, chi è? Spider-Man. What the fuck. Mo devo vedere... Se ce la facciamo, ragazzi, perché se questo va nelle condotte, andiamo proprio bene. Mi devo muovere allora. Mi sentite? Non mi caga nessuno. Somebody help! I'm down here in this
È la suora, di sicuro. Ecco qua. Ah, è lei. Oh, grazie al cielo. Meno male. Dove eri, stronza? Mi hai lasciato qua. It's okay. I understand. I fucked up. And you were right about everything. Jen? Jen? Che c'ha ora? No. Non mi svenga adesso, non mi svenga qui, per favore. È andata. È svenuta, bella che è svenuta. Andiamo proprio bene, wow. Ragazzi, usare il microfono. Ma scusate, ma che è servito? Che serviva? Ma che serviva? Ma che cazzo? Perché lava per terra? Ma che sta... Ma che... What? È un flashback? Il film. How did you find the movie? They have tons of films here. This place isn't so bad after all. Just kidding. Let's go, you and I. Seriously? Look, you're the only thing that has ever made me feel alive. I want to start over from scratch. Explain to me. Okay. What exactly are we looking for? Shh. We have to be quiet. Ashman always keeps some cash in the office for small emergencies, etc. Yes, yes, yes. I like getting myself into trouble. Let's call it a compensation for our services. I wonder if I'll also find my violin. I haven't played it in ages. How long ago did you get here? It will be 2 years in November. I needed a roof over my head. Ashman was rebuilding his new project, the hotel. So, here's the new maid. What about you? How was the Flemington Girls and whatever it's called? It wasn't bad, more than anything. Well, I couldn't bear the other girls. And before that? I ran away, but we're here. Do you ever feel the urge to rewrite it all? Change life, change name, feel like a whole new person? All the time. Locked, obviously. Ma va. What now? Wait, I can try to force it. Have you done it before? No, but I've seen it being done. So, you became a professional after watching it being done? No, but I'm a quick learner. Well, hun, let's roll up our sleeves. Can you imagine Ashman's face when he finds out we used his money to pay for train tickets, hotel, and the contest sign-up fee? Oh, yes, he will lose his shit. Okay. E allora? Cosa dovrei fare io adesso? No, dico sul serio. Cosa volete che faccia? Posso entrare da qua? Davvero? È così facile? Era così semplice? E là. Ah! Salve, ottimo.
Ovviamente, siccome non c'è mai fine allo schifo, no? Vabbè, ho avuto una visione, bellissimo così, meraviglioso. Ok, dai, su, entra, cavolo. Muoviti. In cerca di denaro. Ok, cerchiamo il denaro. Ci sarà un posto nascosto, sicuramente, una cassaforte, qualcosa. Proviamo di qua, aspetta. Allora, di qua no. Vediamo un po'. Qua c'è qualcosa. Qui. Qua c'è il quadretto che già avevamo visto. What E do we have vabbè. here? Guarda per bene, per lustra, bla 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 bla. Ecco qua. Oh. Cosa c'è? Non vedo niente. Bene. Look at this. Let's go crazy. What'd you say? Where did you find that? And what are you planning to do with it? I almost forgot. You finished it. I convinced myself that we should take part in the contest. We have to try it immediately. But how? Adesso? I'll show you. Help me out. Ora? What Ma are you siete matte? doing? Ma avete tempo da perdere per fare queste cose lì? Cioè, nell'ufficio del tizio? Ma che davvero? Sing. How? Pretend you can hear the music. I'll guide you. Ok. Vabbè, erano più che semplici, sono più che semplici amiche, questo ci sembra di averlo capito. Va benissimo, ok. Ragazzi, vi chiedo scusa se non sto parlando per niente, ma le situazioni non me lo permettono. Eccolo là, dai che ci scappa, dai che ci scappa. Ah! Ecco. We have to leave now. The window. E adesso vi siete decise? Jennifer. Scappa con lì e raggiungi il garage. Ok, ma mi piacerebbe salvare, sinceramente. Ecco qua, e te pareva. Salve, buona donna, come va? Come la va? Ok, di nuovo. Un'altra visione. Non c'è dato modo di salvare, vero? Sembrerebbe di no. Ho capito, è salvataggio automatico, però se lei corresse mi farebbe anche un favore. Effettivamente, eh? Dai su. Dai su. No, non intervenire, non fare nulla. Rimani lì a guardare. E invece sì, invece sì. No, rimani lì. Ok, ecco. E sviene. Va bene. Ok, sì. Ok, sempre nei momenti salienti, ovviamente a te te viene la vertigine. Ok. Con calma. Usa l'occhio della falena per salvare cazza. Ok, ah, aspetta. Sopravvivi a porcelain. Ah, devo pure. Ah, pure. Nel frattempo che si rigeneri.
Ma guarda un po' che si deve rigenerare. Ma guarda un po' te. Ma regà, ma che sul serio? No. Allora, io sto già prevedendo che questa sarà, ragazzi, un'altra sessione da smadonnamento. Già lo sto vedendo, eh. Lo so, se il tuo occhio della falena è così lento a rigenerarsi, io non ci posso fare niente, figlia mia. Quindi non ci resta che aspettare. Possiamo fare altro che aspettare, raga. Se non fosse così lento, sarebbe tutto molto più bello. Fuck, Lynn, move! Lynn si deve muovere, dillo al tuo occhio della falena, che è ancora là, che cincischia. Aspettiamo. Tra l'altro suppongo che se il tipo ci vedrà non potremo manco usarlo, l'occhio della falena. Va bene, ce la facciamo, si è rigenerato, ce la famo, ci riusciamo? Cioè, è frustrante tutto ciò, veramente, non... Ce la famo, si è rigenerato, che sta succedendo? È qua fuori? Si sarà rigenerato, ragazzi, mi è sparito il menu. Sembra fatto apposta, ovviamente lui adesso è qua. Mi pare ovvio. Quindi, caro il mio amico, è Lynn. Usiamo l'occhio della falena. Posso passare attraverso i cazzi qua. Ah, non posso. Devo trovare un'altra via, ragazzi. Bel problema, perché adesso il tizio la raggiungerà, ovviamente. Mamma mia, che merda, raga. Dovrò passare qua, attraverso qua, suppongo, no? Suppongo. Vediamo un po'. Che cosa ho fatto? Ok, eccola qua, ce la famo, ce la famo? Ce l'ho fatta? Oh. No! It hurts. Raggiungi Lynn in garage. They mustn't find me. Ecco qua. Oh, ci siamo. I can do it now. C'è un modo per salvare? Ditemi di sì, vi prego. Ah, il tizio adesso arriverà. Non c'è un modo per salvare, raga. Io non so manco se mi ha salvato la partita. Cioè, io dovrei andare. Vabbè, se il tizio è, voglio dire, debole alla luce, dovrò fare in qualche modo qualcosa con la luce. Lynn intanto si è nascosta. Tranquilla, testa tranquilla, zia. Non preoccuparti, non preoccuparti assolutamente. Te tesoro. Ah. Ecco, ah, fantastico. Ok, che sto facendo? Non so manco io che cosa sto facendo adesso. Che cosa ho fatto di buono? Non so a cosa serva tutto ciò, ma vabbè. Ok, diciamo di sì, diciamo di sì, non lo so. Devo dire di sì, sta servendo a qualcosa, che ne so. Raga. Aia, la conce tu madre. Spara le luci, che cosa cazzo devo, me ne faccio delle luci. Ok, qualcosa fa però. Ok, e poi che cosa dovrei fare? Che cosa dovrei fare dopo che ho sparato alle luci? Ah, gli devo sparare a lui, forse. Ok, quando c'ha le falene, ragazzi, a quanto pare i colpi non vanno a segno. Questo mi sembra di aver capito. Invece, quando, appunto, uso la luce, mi sembra di poterlo colpire. Infatti esce sangue, quindi... qualcosa starò anche facendo, no? Dov'è? Dov'è? Ah, è lì. Che cazzo fa? Oddio, si è incacchiato. Scusa, zio. Però, sto cercando di capire cosa fare per farti fuori. Corri. Minchia, raga, se corre sto stronzo maledetto, però. Ok, riproviamo. Cioè, qualcosa gli sto a fare di danno, questo mi pare chiaro, però... quanto dura sta cosa, scusatene. Quanto dura?
Boh. Raga, quanto tempo ancora devo fare sta pantomima? Boh. Non so manco se sto facendo giusto a sto punto. È sparito di nuovo. Ah, ce l'ho fatta. Ok. Ce l'ho fatta. Ok, va bene. Chiarissimo, tutto chiarissimo. Qua non c'è manco un modo per salvare, va benissimo. Ok. Scappa in macchina, vabbè, andiamo. Quindi sono pure riusciti a scappare, ok. Mi ha salvato la partita, ragazzi, quindi di regola dovrei riprendere da qui la prossima volta. Io mi auguro di sì, perché se no tiro giù qualche santo, va benissimo. Vediamo un po', comunque l'autosalvataggio è uno slot a parte, per cui dovrei poter riprendere da qua. Vediamo, esatto, ok. Allora, ragazzi, oggi, voi potrete non crederci, ho registrato per 1 ora e mezza. Vi renderete conto, ragazzi, che è un'eternità. Tutto perché il gioco, regà, sinceramente ve lo devo dire, è fatto un po' di cacca. È fatto un po' di cacca. Certo, ci sono certi momenti in cui è chiaro che sono io che non riesco a capire cos'è che devo fare. Però le meccaniche, regà, sono terrificanti, veramente. Io aspetto anche qualche commento da parte vostra, perché spero di non essere l'unica pazza che stia trovando purtroppo questa esperienza di gioco, ragazzi, quanto negativa. Veramente alquanto negativa, ragazzi. Tutto caruccio, per l'amore di Dio, però pure la storia, ragazzi, la sto trovando alquanto confusa, cioè... Questi flashback mischiati al tempo presente, mischiati a mesi dopo, mesi prima, con questi stacchi terrificanti. Secondo me è tutto anche molto confuso. Aspetto i vostri pareri, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Si è stoppato mentre stavo salutando, ciao!